Parliamo delle tecniche di taglio che riguardano i formaggi della nostra regione. Avremo modo di vedere quali sono i giusti coltelli per effettuare un taglio ben corretto e preciso in quello che è un formaggio giovane, in quello che invece sarà un formaggio semi-stagionato, per arrivare man mano anche a quelli molto stagionati, molto maturi, anche detti stravecchi. Svilupperemo una tecnica di taglio a lama di coltello fino ad arrivare appunto a quello che invece sarà il taglio artistico, anche detto taglio a strappo, nei formaggi molto stagionati. Sto per fare questo taglio, anche detto a lama di coltello, utilizzando un coltello a lama alta. L'importante veramente per proteggerci oltretutto e faticare di meno e lavorare molto bene sul formaggio stesso è impugnare decisamente dalla parte del manico il coltello e con l'altra mano a palmo aperto effettuare la prima incisione, che deve essere decisa ma morbida. Ricordiamoci sempre che non è la forza delle nostre braccia a tagliare il formaggio, ma è la lama affilata. Quindi conficco la lama e adesso spingo fino in fondo. Questa è l'operazione corretta per dividere in due una forma di formaggio. La straordinaria bellezza di questo formaggio è manifestata dalla sua occhiatura. Come stavo prima dicendo e facendo notare, diciamo omogeneamente dispersa su tutta la forma, c'è questa occhiatura anche detta ad occhio di pernice. Abbiamo effettuato quindi la divisione in quarti del formaggio. E dai quarti comincerei a parlare di ottavi, in funzione dell'esigenza che io posso avere però con anche l'utilizzo dello stesso formaggio, perché dagli ottavi potrei anche avere la necessità dei sedicesimi, per esempio per un servizio in un piatto di formaggi da degustazione appunto, per cui se poi dobbiamo parlare anche di creare il famoso carrello dei formaggi, è ovvio che lasceremo le parti più ampie. Se invece dobbiamo realizzare il cosiddetto plateau di formaggi da degustazione, è ovvio che le quantità scendono e quindi passiamo ai sedicesimi. E dai sedicesimi avverranno i frazionamenti. Un esempio banale è esattamente questo. Ho realizzato un sedicesimo. Non faccio altro che tolettarlo rimuovendo la crosta . Dopodiché svilupperò, una volta finita la tolettatura, che è questa . Adesso io svilupperò il frazionamento del sedicesimo per creare le quantità necessarie per una degustazione a porzione, e questo si chiama appunto tecnica di frazionamento della porzione del formaggio. Una cosa molto importante che va assolutamente messa in evidenza è che noi avremo ogni singolo ospite che degusterà il formaggio con la stessa identica quantità che hanno tutti gli altri, cosa che non ci accadrebbe se noi facessimo il taglio come si usava veramente una volta, sviluppato appunto il frazionamento, realizzato il sedicesimo, si andava a fare il frazionamento lavorandolo per coste, quindi c'era chi aveva un'abbondante quantità di cuore e chi aveva tanta superficie di crosta. Con questa tecnica invece tutti hanno la stessa quantità di prodotto, in particolar modo tutti uguali. Eccoci con un formaggio semi stagionato misto latte vaccino e ovino. Abbiamo tra le mani un autentico capolavoro dell'arte casearia che ci concede addirittura ben due opportunità di taglio. Una fra queste è esattamente, ancora una volta, la tecnica a lama di coltello. Importante dire però che è un formaggio che ormai ha raggiunto una discreta età di affinage, ha maturato una complessità di aromi e di sapori e di profumi che evidentemente andremmo senza ombra di dubbio, effettuando il taglio a lama di coltello,
ad impedire, diciamo, quello che può essere il suo flavor e quindi rilasciare tutti i suoi aromi facendo questo taglio, comprimendo tutta quella che è cosiddetta la struttura molecolare del formaggio stesso. Per ovviare a questo problema, pur sapendo di avere fra le mani un prodotto meravigliosamente buono, noi potremmo effettuare già da ora quella che si chiama invece tecnica di taglio artistico, anche detta tecnica di taglio a strappo, con l'ausilio di un altro coltello, il tradizionale coltello da formaggio grana, anche detto coltello a goccia, o anche ora, pensate quanti nomi può avere uno stesso coltello, anche a mandorla, per l'ovvia forma, facendo una leggerissima incisione sulla crosta, e qui è praticamente visibile questa tecnica, è diciamo una incisione quasi quasi dolce, per fare che cosa? Semplicemente la frattura della superficie della crosta, che è la parte più dura. Dopodiché non faccio altro che spostarmi, mi avvalgo del bordo del mio tagliere, che per comodità lo ruoto, e non devo far altro che sviluppare lievi pressioni sulle parti che io ho inciso. Che cosa sta accadendo? Semplicemente che io sto fratturando la sua struttura molecolare. E che cosa accade? Accade una cosa straordinariamente bella a vedersi, ma soprattutto buona a gustarsi. Ho esattamente strappato tutto ciò che è la massa interna del formaggio, ottenendo così un'immediata attività della sua struttura molecolare. Le molecoline hanno preso a vivere, a riprendere ossigeno e sviluppano straordinari profumi. Allora, qui abbiamo la possibilità di vedere nettamente la differenza. Parliamo della stessa identica forma con un primo taglio a lama di coltello e un successivo, appunto, con taglio artistico. E si nota benissimo, addirittura la pasta sembra appunto appartenere a due formaggi totalmente diversi. Quindi, da quello che abbiamo ottenuto come un quarto di formaggio, passiamo ora a fare un ottavo. E l'ottavo si rifà di nuovo, avendo sempre l'accortezza di centrare il più possibile, appunto, il punto centrale della forma stessa. Quindi ripeto l'operazione che ho appena fatto. Quindi comincio a fare la mia operazione di separazione delle parti. Vedete, ora che la porzione è più piccola, quindi è più maneggevole, ho maggiore padronanza sulla stessa e riesco a fare la stessa operazione senza utilizzare il bordo del tagliere come abbiamo fatto prima. Ed ecco che abbiamo una cosa tipo questa, un bellissimo spicchio. Qui vedete, nello strappo precedente è riuscito a portar via una parte dell'altra metà, e qui è accaduto invece che si sono separati quasi quasi correttamente al 50%. Passo a fare l'ottavo. Ancora una volta ho l'opportunità di lavorare serenamente, padroneggiando sullo spicchio del formaggio. Qui vedete, si è verificato uno strappo disomogeneo. Una parte ha avuto prevalenza sull'altra, ma non è un problema, perché si può passare anche al recupero dello stesso. Per crearmi il sedicesimo, io non devo far altro che cominciare a lavorare sul formaggio adagiato sul tagliere e non più in piedi come prima, e faccio questo tipo di intervento. Introduco l'uso di un ulteriore coltello, ben specifico, anche detto a scudetto. A differenza del precedente, che è affilato su un solo bordo, mentre l'altro è di maggior spessore unicamente per effettuare la frattura, nel coltello a scudetto ho tutte e due le facce della lama affilatissime, con il corpo centrale convesso, quindi sarà il corpo centrale a farmi da spessore per dividere le parti. Ora io comincio. E innanzitutto devo deciderlo, tutte le volte che mi trovo davanti a un pezzo di formaggio, qual è la parte più stabile. Qui vedete che non è proprio così tanto stabile. Qui lo è molto di più.
poggio la mia mano a totale copertura e comincio a fare l'incisione per effettuare il sedicesimo. Un suggerimento che comunque potrei tranquillamente dare: questa operazione si rende molto ma molto più facile con dei formaggi estremamente invecchiati. Più sono maturi, più si sfaldano con facilità. E quindi realizzare un sedicesimo su un formaggio molto stagionato è veramente facilissimo da realizzare. Una volta ottenuta la parte, se anche ho la difficoltà nel vedere una porzione praticamente non corretta, so per certo che io posso comunque utilizzarla. In che modo? A quel punto torno ad usare il coltello a lama alta, rimuovo la crosta, e mi affretto a fare semplicemente il porzionamento del sedicesimo di fetta di forma, facendo sempre balzare il formaggio, ed ecco che ottengo delle porzioni da degustazione sicurissimamente garbate, di dimensioni consone per un piacevole momento di assaporamento del formaggio, e non ho effettuato nessun tipo di scarto. Questa è la crosta, questa è la parte della fetta meno bella, questa è quella più bella da vedere. Stessa cosa potrei ripetere con questa che non è venuta benissimo all'inizio. Un bellissimo pecorino stagionato. Quindi abbiamo finito di fare l'incisione per l'ottavo. Con una leggera forza e leggera pressione tentiamo l'apertura, che è venuta ancora una volta veramente a regola d'arte, straordinariamente perfetta. E guardate che meraviglia, osservando appunto la struttura molecolare, si vede proprio la stratificazione di questo formaggio, che appunto è costituita da tante piccolissime molecole che rilasciano un profumo straordinariamente gradevole. Una cosa importante: nel frangente si sono create delle briciole di formaggio, quelle che chiamiamo sfrido in termine tecnico. Bene, non significa doverle buttare. Saranno uno straordinario dessert, seppur piccolo, con un banale cucchiaino di miele, creare una piccola mescola e servirlo su una fetta di pane caldo appena tostato. Sarà qualcosa di straordinariamente buono. Da questa porzione passiamo ora a fare il sedicesimo. Ricordiamoci sempre di non affondare troppo, ma di avere la certezza di aver reciso la crosta, crosta e sottocrosta, non oltre. Quindi, per facilitare l'operazione, continuo con il coltello, anche detto a scudo, e tento questa dilatazione della forma, della porzione di forma. Quindi tento ancora di accompagnare il taglio fino all'ultimo spazietto, ed eccolo che è ben riuscito. Ancora una volta una porzione di polpa è stata rubata all'altro sedicesimo, ma provvederò correttamente ancora una volta a rimuovere la crosta . E quindi ecco la dimostrazione dell'unico vero autentico scarto di frazionamento. Non c'è assolutamente altro. E con questa vado a fare ancora i piccoli strappi per ottenere delle porzioni piccoline, come mi piace dire, garbate per un servizio, per un nostro ospite, un nostro amico, un nostro cliente.
con le quali effettuare la decorazione di un piatto che può essere dettata dalla propria fantasia. Non ci sono regole e quindi ognuno di noi deve crearsela come meglio crede, come più gli fa piacere e come gli detta la fantasia in quel preciso momento. Ci sono giorni in cui si manifesta in un modo e giorni in altro. Il frazionamento è terminato e abbiamo tante piccole porzioni pronte per una straordinaria degustazione.